Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Vincenzo davanti a voi vi sta aspettando. Stiamo partendo per questo primo percorso sul solo playing. Questa è la prima puntata e appunto accogliamo il nostro amico Vincenzo Campitelli direttamente dalla Corea. Ciao Vincenzo. Annyeonghaseyo, Dani, buonasera, buonasera Dani a tutti gli amici che ci seguono. Un saluto palesemente coreano, naturalmente, quindi dobbiamo fare anche oltre il tutorial del solo playing, anche un tutorial sul coreano e voglio vedere cosa succede. Allora, quindi che cos'è questo percorso che faremo insieme con Vincenzo e con Fabio, che poi ci ospiterà in un'altra delle successive puntate? Vi insegniamo come giocare da soli, più che vi insegniamo, vi facciamo vedere effettivamente come si gioca da soli. Vincenzo è uno, come vi ho detto già nella presentazione, abbiamo visto già la diretta, un fautore del solo playing e quindi anche uno sponsorizzatore di questo metodo di gioco che cosa fa? Permette a tutti di giocare da soli, effettivamente. Come appunto Vincenzo per lavoro è all'estero e spesso si trova da solo, quindi deve colmare questo momento. Ricordacelo solo, Vincenzo, quanto tempo è che giochi da solo? Allora, Dani, il mio solo playing risale grosso modo al 2002-2003, quindi ancora prima che partissi per la Corea. Ah, Però perfetto. lì sai, qualche amico, soprattutto di vecchia data, si trovava. E, dal 2006 che vivo in Corea del Sud, qui, come dico sempre, è la Mecca del divertimento elettronico, ragion per cui anche per gli orari miei di lavoro, riesco a cimentarmi con il solo playing a fine giornata. Però sono quelle partite alle quali riesco sempre a dare tempo e soprattutto passione. Certo. Allora, quindi entriamo adesso nel merito. Vincenzo, chi per esso rientra da lavoro vuole dedicarsi a questo momento di gioco, questa mezz'ora, quest'ora, quello che appunto ognuno ha a disposizione, e che cosa fa? Va nella propria stanza, nel proprio angolo dedicato al subbuteo, c'è chi ce l'ha come te, c'è chi ce l'ha anche più grande di te, come spazi, come allestimento, ma c'è chi anche ha una piccolissima collezione o pochissime squadre. Questo non cambia assolutamente. Assolutamente. Campo, porte, chi ha lo stadio ben venga, chi non ce l'ha va bene comunque. E da dove partiamo, Vincenzo? Il primo step per dire devo giocare da solo. Da dove parti tu? Ma io principalmente, Dani, parto dai materiali, ovvero parto dalla roba presente in campo, brutalmente parlando, che consiste ovviamente nelle due squadre, composte rispettivamente da 10 miniature e un portiere per squadra. Ora, ne ho allestita soltanto una, naturalmente nelle partite in solitaria qui è presente naturalmente anche l'altra squadra. Dicevamo 10 miniature di movimento più un portiere e un portierino per rinvio, per le uscite, che solitamente piazzo dietro le tribune. E ho anche un certo spazio, quindi non rischio di travolgere lo stadio e gli ignari spettatori. A questo si aggiunge anche la terna arbitrale. Solitamente piazzo i due guardaline perpendicolarmente alla linea di tiro, uno è qui, un altro invece è presente dalla parte opposta, e l'arbitro, che comunque è una funzione, in quanto l'arbitro viene in alcuni casi colpito a punta di dito in direzione solitamente di dove è avvenuta un'infrazione oppure un fuorigioco. Certo, quindi diciamo che l'arbitro ha una sua funzione all'interno del tuo gioco. Sì, l'arbitro ha una funzione, tra l'altro incide, anche se naturalmente in maniera molto superficiale, nelle regole. Poi lo vedremo più avanti per dire se, ad esempio, sbadatamente colpisco l'arbitro con il pallone, la squadra in difesa può muovere una miniatura dall'altra parte del campo opposta alla quale si trova il pallone, ma lo vedremo naturalmente più Ok, avanti. quindi effettivamente fa la differenza anche l'arbitro in campo, quindi comunque lo utilizzi durante le azioni per seguire l'andamento della partita. Sì, motivo per il quale, Dani, io qui nella mia collezione dispongo di 3 set di arbitri, quello Zeugo, quello LV classico, che poi è presente anche in versione classica ed in versione
Premier League. L'arbitro HV, non dispongo invece dell'arbitro, forse alcuni amici collezionisti lo sanno, che non possiede la base semisferica, ma quello con la base piatta, per dire. Non lo uso perché quello è impossibile da colpire a punta di dito, quindi non potrebbe avere la funzione che invece riveste nel mio solo playing. Perfetto, perfetto. Quindi è importante anche questa cosa, che naturalmente è facoltativa, perché questa è una cosa che utilizzi tu, però è un più da inserire all'interno di un campo, perché giustamente si è da soli, più uno va a creare l'atmosfera della partita, più appunto ne partecipa. Quindi importantissime anche queste piccole Sì, cose. Dani, è quel quid alternativo, poi ad alcuni può divertire, ad altri al contrario può creare scomodità, può creare fastidio, magari lo lasciano soltanto lì o non lo mettono proprio. È un suggerimento che magari qualcuno può sposare oppure bypassare. Assolutamente. Allora, poi importantissimo il piazzamento in campo, quindi parliamo di schieramento di gioco. Anche qui, ripeto, tutti quelli che ci stanno seguendo, ci ascoltano, non è una Bibbia quella che stiamo raccontando, ma sono tutti consigli da chi pratica questo gioco. Quindi prendetene spunto, poi ognuno è libero di interpretarlo. Dunque, Vincenzo, il tuo piazzamento in campo, che attualmente credo appaia molto calcistico. Sì, per questo Dani, mi permetto così di fare un piccolo appunto. Non parlerei di piazzamento, ma parlerei di piazzamenti, in quanto il mio solo playing contempla tutti gli schieramenti possibili che le squadre rispettavano in una precisa stagione. Cosa voglio dire? Qui, ad esempio, ho piazzato un Arsenal, l'Arsenal di Arsène Wenger, anzi, con il classico 4-4-2. E nulla toglie che qualora ad esempio giocassi con la Lazio di Zeman, potrei invece tornare ad un 4-3-3 più, se vogliamo, più votato all'attacco, come giocava Zeman, quindi difesa in linea, mediano basso, mezze ali, alla destra, alla sinistra, centravanti, dove anche i giocatori rispecchiano quelli della realtà, per dire, sempre parlando della Lazio di Zeman, l'esterno destro sarà Rambaudi. E a sinistra metterò Beppe Signori e centravanti numero 9 classico Pierluigi Casiraghi o Alen Toksic, per dire. E Certo. esiste anche lo schieramento con libero ed è l'unica licenza poetica che attuo. Ad esempio, se volessimo replicare il Parma di Nedio Scala, che alcuni se lo ricordano, ben arrivo di Chiara Minotti, Apolloni, Grün, io ad esempio adotto il libero che solitamente piazzo sul dischetto dell'area di rigore. Questo a livello di regolamento è una bestemmia, in quanto l'area di rigore dovrebbe essere libera. Qualcuno mi correggerà. Però lo applico proprio per replicare uno schieramento reale. Quindi 5 difensori, meglio, 2 centrali, un libero, 2 esterni, un mediano, 2 mezzali e 2 centravanti. Poi io lo rispetto in realtà. Prima, la differenza fra prima e seconda punta perché risulterebbe alquanto largo, però di norma tutti gli schieramenti sono presenti. Tra l'altro, ho giocato prima con Casale Provercelli leggenda Fabbri che Sì. applicavano il 2-3-5 e giocavo con quello schema. 3, Certo. 2, sto calcolando, scusami, 2, 3, Certo. 5. Come erano gli schemi in realtà fino alla prima guerra mondiale. Certo. Quindi molto importante questa cosa perché, come dicevamo prima dell'arbitro, anche questo rientra nel fatto di voler concentrare e ricopiare, diciamo, realmente le effettive partite che tu svolgi. Quindi tu cerchi veramente di replicare rosa, schieramenti in campo, risultati e anche appunto i marcatori. Dani, nella tua diretta radiofonica di qualche giorno fa, dagli amici di Notte Giallorossa, che salutiamo, tu hai parlato di calarci mentalmente nella partita. E io faccio un qualcosa in più, senza peccare di superbia, naturalmente. Io provo a calarmi nella storia. Io provo a calarmi in quel preciso momento storico, come giocavano le squadre, come si schieravano in campo, cercando di rivivere anche tatticamente quell'epoca. Amo molto la storia anche a livello così accademico
E cosa di più affascinante collegarla al calcio e soprattutto al Subbuteo? Il massimo, certo. Beh, piccoli spunti che comunque possono fare la differenza in tutti i nostri amici che ci stanno seguendo, quindi ognuno poi se la vede a modo proprio, però come fa Vincenzo, ad esempio, ripercorre appunto la storia riportandola appunto sul campo verde. Allora, altre due piccole cose che appunto il tempo corre e man mano poi vi faremo vedere tutte le regole e gli andamenti. Portiere, portierino, parliamo di portiere che sta in porta, appunto, portiere con l'asta. Classico portiere, tu utilizzi, adesso stai ravanando in mezzo a tutti gli altri. Portieri classici con asta, regolarmente, più il portiere di movimento. Non hai altri tipi di portieri particolari, fatti a mano, pieghevoli? No, Ok. assolutamente Dani, impiego sempre i portieri con asta, ho quello che uso per le squadre LV, ho quello, diciamo, replica HV, quando invece gioco con le Parodi Black Box, perché hanno una conformazione, un tipo di base un po' diversa. Per le Fabbri La Leggenda uso proprio i portieri, che sono anche molto belli, quelli personalizzati con le divise realistiche. L'unica cosa che applico, diciamo, l'unica particolarità che applico è che in occasione di calci di rigore, schiero, poi lo vedremo nelle regole, schiero il portiere in posizione di parata, però dietro la rete metto come un peso affinché al momento del tiro di rigore, qualora la palla tocchi il portiere, Fini non lo all'interno. spaventi, non lo trascini in fondo alla stessa. Quindi è un modo per dare più stabilità al portiere e grazie a questo accorgimento devo dire che spesso anche il portiere realizza parate spettacolari in occasione di calci di rigore in cui il portiere è fermo. Io muovo soltanto la miniatura attaccante, però ripeto, lo vedremo nella sezione regolamenti. Certo. Quindi i portieri, perché tanti appunto, come sappiamo tutti, usano dei piccoli accorgimenti, delle piccole barriere per complicare la vita, però tu invece utilizzi i portieri classici con asta e quello che è più comodo per tutti, perché le abbiamo tutti in casa, i portieri, quindi la cosa più semplice per iniziare. Poi magari vi faremo vedere delle alternative, però in questo momento parliamo proprio della genuinità della cosa, quindi la squadra col suo portiere. Assolutamente. E il portierino, come ci hai fatto vedere prima, è un classico portierino che viene utilizzato per i rinvii e quant'altro. E tra l'altro non so se si No, vede no, non bene, si vede. magari si vede. Ok. E tra l'altro quando gioco con le LV classico, proprio il portierino, quello che è in Subuteo. posizione con il pallone in mano, che posso dire pubblicamente, ringrazio te per avermeli fatti avere dall'Italia alla Corea. Sì, quelli sono piccoli oggettini che poi faremo vedere magari nel dettaglio proprio con dei filmati un pochino più zoomati sui prodotti, così almeno tutti possono rendersi conto. Allora, Vincenzo, abbiamo 1 minuto, quindi riepiloghiamo una messa in campo molto libera, però che va a seguire gli schemi delle squadre, quindi consigliamo sempre di fare delle piccole ricerche per riadattare un pochino il tutto. Arbitro, sì, che va a interferire anche durante il gioco. Portieri con asta, pallone, tu usi. Standard, pallone, in pratica non uso le FF, né uso i palloni giganti, uso i palloni della Standard. misura tango, poi le varie versioni d'Italia Riva fino all'Italia 90 e chi più ne ha più ne metta. Perfetto, quindi diciamo che una panoramica generale, l'infarinatura per dar via poi dalla prossima puntata alle regole effettive. Quindi entriamo in campo con i tocchi, l'altra squadra. Difensive e quant'altro, e faremo questo percorso lungo il solo playing. Vincenzo, per ora di questo lancio del nostro futura Accademia del Solo Playing, come l'abbiamo denominata, ti ringrazio e ci rivediamo sicuramente la prossima puntata. Sono io che ringrazio te, Dani. Un abbraccio dalla Corea a te, a tutti gli amici che ci seguono. Buon subbuteo e soprattutto il solo playing, la regola, imperativo categorico è uno. Pensate a divertirvi come antidoto allo stress quotidiano. Assolutamente. Grazie ancora, Vincenzo, e grazie a tutti. Ciao a tutti.